dato che ognuno deve continuare in sé la vita dei suoi? L'uomo ponderato e ironico, che non esisteva in me all'origine, aveva raggiunto quello sensibile, ed era naturale che io fossi a mia volta così come erano stati i miei genitori. Inoltre, nel momento in cui questo nuovo io si formava, esso trovava il suo linguaggio bello e pronto nel ricordo di quello, ironico e uso ai rimproveri, che era stato tenuto con me, che io dovevo adesso tenere con gli altri e che usciva con assoluta spontaneità dalla mia bocca, sia che lo evocassi per mimetismo e associazione di ricordi, sia anche che le delicate e misteriose incrostazioni del potere genetico avessero a mia insaputa disegnato in me, come sulla foglia di una pianta, le stesse intonazioni, gli stessi gesti, gli stessi atteggiamenti che avevano avuto coloro dai quali ero uscito. Infatti, talvolta, nell'atto di fare l'uomo saggio, quando parlavo di Albertine, mi sembrava di sentire mia nonna. Del resto, non era forse capitato a mia madre, sino a tal punto oscure correnti inconsce costringevano in me persino i più piccoli movimenti delle dita stesse a ingranarsi negli stessi cicli dei miei genitori, di credere che fosse mio padre a rientrare, tanto la mia maniera di bussare era uguale alla sua. D'altra parte, l'accoppiamento degli elementi contrari è la legge della vita, il principio della fecondazione e, come si vedrà, la causa di molte sciagure. Abitualmente si detesta quel che ci è simile e i nostri difetti, visti dal di fuori, ci esasperano. Quando qualcuno, passata l'età in cui si esprimono ingenuamente, si è fatto ad esempio un viso di ghiaccio nei momenti più ardenti, quanto più detesta gli stessi difetti se li ritrova in un altro, più giovane, o più ingenuo o più sciocco. Ci sono persone sensibili per le quali la vista negli occhi degli altri delle lacrime che esse stesse trattengono è esasperante. È l'eccessiva somiglianza a far sì che, nonostante l'affetto, e talvolta quanto più questo è grande, la divisione regni nelle famiglie. Forse in me e in molti il secondo uomo che ero diventato era semplicemente un'altra faccia del primo, esaltato e sensibile per se stesso, saggio mentore per gli altri. Forse era la stessa cosa anche per i miei genitori, secondo che li si considerasse in rapporto a me o per se stessi. E per mia nonna e mia madre era troppo evidente che la loro severità nei miei confronti fosse voluta e anzi costasse loro. Ma forse mio padre stesso, la freddezza non era che un aspetto esteriore della sua sensibilità. Infatti, è forse la verità umana di questo duplice aspetto, aspetto della vita interiore, aspetto nei rapporti sociali, che volevano esprimere quelle parole che mi sembravano in passato tanto false nel contenuto quanto piene di banalità nella forma, quando si diceva, parlando di mio padre, «Sotto la freddezza glaciale nasconde una sensibilità straordinaria. Quello che ha, soprattutto, è il pudore della sua sensibilità». Non nascondeva, in fondo, incessanti e segrete tempeste, questa calma punteggiata all'occasione di riflessioni sentenziose, di ironia per le manifestazioni maldestre della sensibilità, e che era tutta sua, ma che io anche adesso ostentavo con tutti e da cui soprattutto non desistevo in certe circostanze nei confronti di Albertine. Credo che veramente quel giorno stessi per decidere la nostra separazione e partire per Venezia. Quello che mi incatenò nuovamente al mio legame dipese dalla Normandia. Non che lei avesse manifestato l'intenzione di andare in quel paese dove ero stato geloso di lei, perché avevo la fortuna che mai i suoi progetti toccavano punti dolorosi del mio ricordo, ma perché, avendo detto «è come se parlassi dell'amica di vostra zia che abitava in Freville», rispose con collera, felice, come ogni persona che discute e vuole avere per sé il maggior numero possibile di argomenti, dimostrarmi che io sbagliavo e che lei era nel vero. Ma mia zia non ha mai conosciuto nessuno a Freville
e io stessa non ci sono mai andata. Aveva dimenticato la bugia che mi aveva detto una sera sulla signora Permalosa, dalla quale era assolutamente necessario che andasse a prendere il tè, a costo di perdere la mia amicizia e di darsi la morte. Non le ricordai la sua bugia, ma essa mi prostrò e rimandai ancora un'altra volta la rottura. Non c'è bisogno di sincerità né di abilità nel mentire per essere amati. Per amore intendo qui una tortura reciproca. Non trovavo per nulla riprovevole quella sera parlarle come mia nonna così perfetta aveva fatto con me, né per averle detto che l'avrei accompagnata dai Verdurin aver usato il modo brusco di mio padre, che non ci comunicava mai una decisione se non della maniera che poteva causarci il massimo di un'agitazione sproporzionata a quel grado alla stessa decisione. Sicché egli aveva buon gioco a trovarsi assurdi nel mostrare una tale desolazione per così poca cosa, desolazione che in effetti corrispondeva all'emozione che ci aveva provocata. E se, come la saggezza inflessibile di mia nonna, quelle velleità arbitrarie di mio padre erano venute a completare in me la natura sensibile alla quale erano rimaste così a lungo estranee, e che per tutta la mia infanzia avevano tanto fatto soffrire, questa natura sensibile la informava con molta esattezza sui punti da colpire efficacemente. Non c'è miglior informatore di un ex ladro o di un suddito della nazione che si combatte. In alcune famiglie di bugiardi, un fratello che vada a trovarne un altro senza una ragione apparente e che gli chieda incidentalmente sulla soglia, andandosene, un'informazione cui non sembra neanche prestare ascolto, rivela proprio in quel modo a suo fratello che quell'informazione era lo scopo della sua visita, perché il fratello conosce bene quell'aria distaccata, quelle parole dette come tra parentesi all'ultimo momento, perché le ha utilizzate di frequente anche lui. Ora, esistono anche famiglie patologiche, sensibilità imparentate fra loro, temperamenti fraterni, iniziati a quel tacito linguaggio che fa sì che in famiglia ti si comprenda senza parlarsi. Quindi chi può essere più snervante d'un nervoso? E inoltre, c'era forse per il mio comportamento in quei casi una causa più generale, più profonda. È il fatto che in quei momenti brevi ma inevitabili, in cui si detesta qualcuno che si ama, momenti che durano talvolta tutta la vita con persone non amate, non si vuole apparire buoni per paura di essere compianti, ma si vuole invece sembrare quanto più cattivi e insieme quanto più felici possibile, affinché la nostra felicità sia veramente detestabile e ulceri l'anima del nemico occasionale e permanente. Davanti a quante persone mi sono falsamente calunniato solo perché i miei successi apparissero loro immorali e le esasperassero di più. Bisognerebbe seguire la via opposta, mostrare senza orgoglio che si hanno buoni sentimenti, invece di nasconderli con tanto impegno. E sarebbe facile se sapessimo non odiare mai, amare sempre. Perché allora saremmo così felici nel dire solo le cose che possono rendere felici gli altri, intenerirli, farci amare da loro. Certo sentivo qualche rimorso d'essere così irritante nei confronti di Albertine e mi dicevo, se non l'amassi, avrebbe per me più gratitudine perché non sarei cattivo con lei. Ma no, sarebbe lo stesso, perché sarei anche meno premuroso. E avrei potuto, per giustificarmi, dirle che l'amavo. Ma la confessione di quest'amore, oltre a non dire nulla di nuovo ad Albertine, l'avrebbe forse resa più fredda verso di me che non le durezze e le doppiezze di cui l'amore costituiva precisamente l'unica scusa. L'essere duro e subdolo verso chi si ama è così naturale. Quando l'interesse che mostriamo agli altri non ci impedisce d'essere dolci con loro e di compiacere i loro desideri, è perché tale interesse è menzognero. Gli altri ci sono indifferenti e l'indifferenza non invita alla malignità. La serata passava. Prima che Albertina andasse a coricarsi, non c'era molto tempo da perdere se volevamo fare la pace e ricominciare ad abbracciarci. Nessuno dei due aveva ancora preso l'iniziativa.
sentendo che era comunque adirata, ne approfittai per parlarle di Esther Levy. Bloch mi ha detto, e che non era vero, che conoscevate molto bene sua cugina Esther. Non la riconoscerai nemmeno, disse Albertin con aria vaga. Ho visto la sua fotografia, aggiunsi io in collera. Non guardavo Albertin dicendo questo, di modo che non vidi la sua espressione, che sarebbe stata l'unica risposta, perché non disse niente. Quel che provavo accanto ad Albertin, in sere come quelle, non era il conforto del bacio di mia madre a Combray, ma al contrario l'angoscia di quelle sere in cui mia madre mi dava appena la buonanotte o non saliva neppure nella mia camera, sia che fosse in collera con me o trattenuta da invitati. Quell'angoscia, non la sua trasposizione nell'amore, no, quella stessa angoscia che si era un tempo specializzata nell'amore, quando la spartizione, la divisione delle passioni si era operata. Era stata destinata ad essere solo, ora sembrava estendersi nuovamente a tutte, ritornata indivisa, come nella mia infanzia, come se tutti i miei sentimenti, che tremavano di non poter trattenere Albertin accanto al mio letto a un tempo come un amante, come una sorella, come una figlia e anche come una madre della cui buonanotte quotidiana ricominciavo a provare il puerile bisogno, avessero cominciato a raccogliersi, a unificarsi nella sera prematura della mia vita, che sembrava destinata ad essere breve quanto un giorno d'inverno. Ma se provavo l'angoscia della mia fanciullezza, il cambiamento dell'essere che me la causava, il diverso sentimento che mi ispirava, la stessa trasformazione del mio carattere, mi rendevano impossibile richiederne l'acquietamento ad Albertin, come in passato a mia madre. Non sapevo più dire «sono triste». Mi limitavo con la morte nell'anima a parlare di cose indifferenti che non mi facevano fare nessun progresso verso una solitudine lieta. Perdevo tempo in dolorose banalità e con quell'egoismo intellettuale che, per poco che una verità insignificante si riferisca al nostro amore, fa sì che teniamo in gran conto colui che l'ha scoperta, forse in maniera altrettanto fortuita della cartomante che ci ha annunciato un fatto banale che però si è poi realizzato. Non ero lontano da ritenere Françoise superiore a Bergotte e al Stier, perché lei mi aveva detto a Balbec: quella ragazza vi causerà solo dispiacere. Ogni minuto mi avvicinava alla buonanotte di Albertin che finiva col darmi, ma quella sera il suo bacio, dal quale lei era assente e che mi incontrava, mi lasciava così ansioso che col cuore palpitante la guardavo andare fino alla porta, pensando: se voglio trovare un pretesto per richiamarla, trattenerla, farla pace, bisogna affrettarsi. Deve solo fare qualche passo per uscire dalla camera, solo due, solo uno, tira la maniglia, apre, è troppo tardi, ha richiuso la porta. Forse non troppo tardi, comunque. Come un tempo a Combray, quando mia madre mi lasciava senza avermi calmato col suo bacio, volevo lanciarmi sui passi di Albertin. Sentivo che non ci sarebbe stata più pace per me finché non l'avessi rivista, che quel rivederla stava per divenire qualcosa di immenso, quale non si era ancora verificato fino a quel momento, e che se non fossi riuscito da solo a sbarazzarmi di quella tristezza, avrei forse contratto la vergognosa abitudine di andare a mendicare da Albertin. Saltavo giù dal letto quando era già in camera sua. Passavo e ripassavo nel corridoio, sperando che uscisse e mi chiamasse. Restavo immobile davanti alla sua porta, per non rischiare di non udire un richiamo a bassa voce. Rientravo un attimo nella mia camera per vedere se la mia amica non avesse per mia avventura dimenticato un fazzoletto, una borsa, qualcosa di cui potessi sembrare preoccupato che le mancasse e che mi offrisse il pretesto per andare da lei. No, niente. Tornavo ad appostarmi davanti alla sua porta, ma dalla fessura non trapelava più luce. Albertin aveva spento, si era accoricata. Io restavo là, immobile, sperando non so quale fortuna che non arrivava. E molto tempo dopo, gelato, tornavo a mettermi sotto le coperte e piangevo per tutto il resto della notte.